Allora, siccome uno degli argomenti di cui parliamo molto spesso è quanto costa in media vivere a Parigi su una base mensile, quindi quanto serve bene o male al mese per potersi mantenere in una città come Parigi, parte di questo costo ovviamente è rappresentato dalla spesa, quindi la spesa alimentare o comunque dei prodotti per la casa. Visto che sono appena stata al supermercato e ho dovuto fare una spesa relativamente consistente perché effettivamente avevo finito tante cose, ho pensato che poteva essere un ottimo momento per farvi vedere più o meno cosa si riesce a comprare a Parigi con un certo ammontare. Ora, ovviamente, io tendenzialmente diciamo che la mia preferenza è quella di fare la spesa un pochino più spesso comprando meno cose. Questo perché? Prima di tutto perché comunque devo portare la spesa a casa a piedi. Il supermercato per fortuna non è lontano, però in ogni caso più di tanto non posso caricarmi. Nel senso che appunto due mani ho e su quelle devo riuscire a farci stare tutto. Quindi c'è quel limite lì. In più il condominio dove vivo non ha l'ascensore, quindi comunque sono piani di scale. Di conseguenza cerco anche lì di non caricare troppo. E soprattutto il frigo è piccolissimo, nel senso che ovviamente questa cosa è normale in città grandi come Parigi, come le varie metropoli, dove gli appartamenti spesso sono piccolini, di conseguenza anche i mobili si devono adeguare alla misura della casa, quindi il frigo è molto piccolo, quindi non ci stanno tante cose dentro. Di conseguenza, punto primo per evitare di stipare il frigo inutilmente, punto secondo per evitare che le cose vadano a male e prima che io abbia fatto in tempo a mangiarle, cerco sempre, diciamo, di comprare piuttosto cose più volte durante la settimana in modo tale da, insomma, gestirmi un pochino meglio. Quindi in media di solito per ogni spesa io spendo circa sui 18-20 euro. Questa volta però avevo una spesa consistente da fare. Quindi, visto che questa volta mi sono caricata per bene, tanto che ho speso, perché ho qui lo scontrino, la bellezza di 78,79 euro, quindi questa volta è stata una spesa consistente, non so se si vede, quindi ecco, diciamo che fuori dall'ordinario, però proprio per questo ne approfitto per farvi vedere con 80 euro che tipo di spesa alimentare si riesce a fare a Parigi. E soprattutto dovete considerare che in linea di massima tutte le cose che ho comprato a livello di cibo, più vabbè, qualcosina che comunque ho ancora in dispensa, mi devono coprire tendenzialmente tutti i pranzi e tutte le cene, perché a cena io quasi sempre ceno a casa. Ovviamente può capitare che magari durante la settimana mi fermo per fare aperitivo con i colleghi o con degli amici, allora magari si mangia qualcosa insieme e quindi in quel caso non ceno a casa, o magari durante il weekend, però tendenzialmente durante la settimana a cena cucino a casa. Stessa cosa vale per il pranzo, perché nelle giornate in cui lavoro in smart, ovviamente mangio a casa, ma anche quando vado in ufficio, io tendenzialmente preferisco portarmi il pranzo da casa, cioè la classica schiscetta alla milanese, cosa a cui appunto mi ero abituata a Milano, dove di solito mi portavo il pranzo da casa, però questa cosa la faccio anche a Parigi. Punto primo, perché molto spesso mi capita di avere degli avanzi dalla cena e quindi me li porto come pranzo del giorno dopo. Punto secondo, perché comunque in una città come Parigi pranzare fuori non è propriamente economico, per dirvi anche un'insalata o comunque un poké meno di 12 euro non si paga. Di conseguenza 12 euro tutti i giorni cominciano ad essere una cifra abbastanza consistente al mese. Quindi la mia preferenza è portarmi il pranzo, poi chiaramente ogni tanto capita che io me lo dimentichi, capita che magari invece non ho avanzi oppure non ho cenato a casa la sera prima e quindi non ho niente da portarmi a pranzo e allora in quel caso ovviamente vado a prendermi il pranzo fuori, però diciamo che sono eventi eccezionali, non è la norma. La norma è cucinare a casa, quindi quello che io compro poi mi serve appunto per coprirmi i vari pranzi, le varie cene, ovviamente anche la colazione, quindi giusto per darvi un contesto. Bando alle ciance, cominciamo subito a vedere quindi a Parigi in un supermercato normalissimo perché sono andata al Franprix, quindi non sono andata ad esempio in uno di quei supermercati bio che hanno prodotti che potrebbero costare di più, in questo caso proprio spesa basica in un normalissimo supermercato a Parigi delle varie catene che trovate in città. In questo caso, ripeto, era il Franprix, quindi proprio basico. Scontrino quindi alla mano, 78 euro, vediamo che cosa si riesce a comprare a Parigi con 78 euro. Allora, partiamo da insalata, questa Nevergreen che nel frigo non ci sta mai male, soprattutto quando sono in smart e ho voglia magari di mangiare qualcosa di veloce, un'insalata con un po' di cose dentro e si pedala. Perché ovviamente tutto quello che vedrete in questo video non è sponsorizzato, io vi faccio vedere solo le cose che normalmente io compro al supermercato e a cui sono abituata. In questo caso il tè, il mio preferito è il Twinings. Diciamo che ho provato un po' di varie marche di tè, però alla fine torno sempre a lui, al mio amato Twinings Earl Grey. Ogni tanto se mi sento un po' spicy, magari vado sul Lemon Scent perché c'è anche quello al limone che mi piace un sacco, però di base diciamo che tengo, preferisco l'Earl Grey. Poi abbiamo detersivo per i piatti, che
anche questo serve sempre chiaramente perché qui non c'è la lavastoviglie, quindi comunque lavo i piatti a mano e da qualche parte ho anche le spugnette, quelle qua, perché le avevo finite, quindi detersivo e spugnette, ecco, in questo caso si tratta ad esempio di prodotti per la casa che avevo finito, quindi non è che sono cose che compro tutti i giorni, quando le finisco poi le compro. Poi abbiamo caffè, allora ovviamente io mi manca tantissimo la mia moka, in Italia ovviamente sono abituata al caffè con la moka, allora in questo caso devo dire che io tendenzialmente il caffè lo bevo in ufficio, quindi quando arrivo in ufficio c'è la macchinetta del caffè, quindi il caffè lo bevo lì. Se lavoro da casa, magari mi bevo un tè la mattina, oppure se ho voglia appunto di bermi un caffè con calma, preferisco magari farmi un caffè latte, allora in questo caso il Nescafè va benissimo. Poi abbiamo pomodori, quindi ho preso un po' di pomodori. In questo caso, allora, una cosa della Francia, io non lo sapevo quando sono arrivata, ma praticamente al supermercato, a meno che non si faccia il checkout alle casse automatiche, che allora lì sì, bisogna pesare la propria frutta e la propria verdura, ma se no, se si va in cassa normale col cassiere, hanno la bilancia integrata nella cassa, quindi voi dentro il supermercato non trovate le bilance per pesarvi voi le cose, se fate il checkout automatico la bilancia è a fianco alle casse automatiche, altrimenti ce l'hanno i cassieri integrata. Quindi loro passano la vostra frutta e la verdura, digitano loro i vari codici, che è il motivo per cui quindi non c'è l'etichetta, quindi non vi applicano l'etichetta poi sulla confezione, perché il prezzo viene inserito direttamente nello scontrino. Quindi, a proposito, guardiamo quindi quanto sono costati questi pomodori. Allora, pomodori, tac, 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 2,39 euro, quindi 2,39 euro per mezzo chilo di pomodori. Quindi, pomodori mettiamo qua. Poi abbiamo un avocado, che questo va sempre bene, nel senso che ce lo butto nell'insalata o su una fetta di pane, alla fine l'avocado fa sempre bene. L'avocado mi pare che fosse 1 euro e qualcosa, 1,49 euro, e secondo me, bene o male, il prezzo basico, mi sembra di ricordare che anche in Italia, forse in Italia era un po' più costoso, non mi ricordo, però sì, quindi diciamo che non lo compro sempre, non lo compro ogni volta che vado a fare la spesa, però ogni tanto, se mi va un avocado, ci sta bene. Poi abbiamo riso, allora ecco, qua devo dire che quando sono arrivata in Francia all'inizio, diciamo che ho dovuto chiaramente abituarmi a riparametrarmi quando faccio la spesa perché sono tutti prodotti diversi, non sono i prodotti a cui siamo abituati. E devo dire che una delle difficoltà che ho avuto è stata trovare il riso in bianco perché chiaramente in Italia magari uno è abituato e prende il vialone nano oppure il Carnaroli oppure l'Arborio, insomma anche sulla base del tipo di riso che uno vuole cucinare, se è riso in bianco, se è risotto, insomma abbiamo tutte le varie tipologie. In Francia non che non ce li abbiano, però hanno marche completamente diverse e quindi bisogna un attimo ricalibrarsi. Quindi all'inizio era un po' complicato, alla fine io ho sempre preso questo che è un riso grano lungo, c'è scritto, quindi non so bene se c'è qualche esperto di riso che vuole farmi sapere cosa vuol dire. Comunque questo è un riso che semplicemente si cuoce come la pasta, cioè si fa bollire l'acqua, si butta dentro e in 10 minuti è pronto. Io l'ho sempre mangiato, non sono mai stata male, va benissimo, cioè nel senso è riso in bianco, ecco, questo non si può usare per fare risotto, credo, però non mi sembra adatto. Ovviamente nei supermercati più grandi, credo anche al Monoprix, ci sono, si trova il Carnaroli ad esempio, però nel supermercato, quello dove vado io, che è appunto piccolino, non c'è tutta questa selezione di prodotti, c'è tendenzialmente questo, oppure il basmati, che anche quello ce l'ho in dispensa, lo tengo lì, però il basmati ci vuole un po' di più a cuocerlo, quindi se non ho tanto tempo mi tengo questo in dispensa che va sempre bene. Poi abbiamo legumi, ovviamente, ecco, io legumi li ho sempre in dispensa perché se sono di fretta, non ho fatto in tempo a cucinare qualcosa, oppure per buttarli nell'insalata o anche per mangiarli insieme alla pasta vanno benissimo. Quindi sempre legumi, in questo caso li avevo finiti tutti, quindi ho fatto scorta. Quindi ho lenticchie, piselli e ceci, che di solito sono proprio i miei immancabili. Poi abbiamo l'olio. Allora, devo dire che anche in Francia ormai l'olio è costosissimo. Allora, io tendenzialmente prendo quello del supermercato, cioè l'olio del Franprix, ma perché bene o male lo uso per cucinare e quindi va benissimo così. Quando magari ho voglia di un olio un pochino più corposo, un pochino più saporito, appunto per condire, magari c'è una gastronomia italiana qua vicino, quindi ogni tanto magari lo prendo lì o se riesco me lo faccio mandare dall'Italia, però devo dire che finora l'ho fatto una volta e quindi alla fine sì, bene o male mi tengo magari l'olio, quello buono, se proprio devo condire, ma per cucinare bene o male uso quello del Franprix che va bene, non è male. Hanno anche tante marche di olio francese che non sono male qua, però ripeto costano tantissimo e questo, cioè per dirvi questo che è quello del supermercato, è costato
8,60 euro. Quindi sì, cioè diciamo che non è propriamente economico per quanto sia quello del supermercato, però va bene così. Poi abbiamo zucchine. Allora, zucchine che secondo me sono un po' costosine perché ho visto che il prezzo infatti era aumentato. Infatti 5 euro. 5,89 euro di zucchine. 5,89 euro, ma sono tre. Sono tre zucchine. È tantissimo 5,89 euro di zucchine. Ecco, vedete anche il fatto di non essere io ad aver pesato le cose perché sono andata in cassa con il cassiere questa volta. Poi scopro che ho pagato 5,89 euro 3 zucchine, ma è tantissimo. Vabbè, ok, niente, farò una pasta gourmet con queste zucchine per forza. Veramente, comunque secondo me io dovrei provare ad andare a comprare la frutta e la verdura al mercato perché sicuramente vabbè, la qualità è ovvio che è migliore, è che tendenzialmente io quando sono al supermercato, poi una volta che sono lì, compro tutto lì. Però in effetti al mercato secondo me costano meno e sono molto più buone. Quindi dovrei fare una prova al mercato e poi vi faccio sapere, così vediamo se effettivamente a livello qualità-prezzo è meglio. Perché poi qua ho anche le melanzane, che anche queste non sono proprio super economiche, perché le melanzane, infatti, due melanzane 4 euro. E quindi sì, diciamo che forse è meglio fare una prova anche al mercato, giusto per capire e un attimo fare diciamo un paragone, un confronto. Poi abbiamo le carote. Allora, queste devo dire che sono anche queste proprio un evergreen da frigo. Tra l'altro questo è un bel sacchetto perché sono 1,5 kg di carote e queste vanno bene per tutto, cioè veramente sia da sgranocchiare che da mangiare appunto come contorno, da buttare nella pasta, nel riso, nell'insalata. Detersivo per la lavatrice perché fortunatamente ho la lavatrice a casa, quindi non devo andare alle laundry e usare in quel caso i detersivi che hanno loro, che quindi non mi servirebbe comprare, però in questo caso avendo la fortuna di avere la lavatrice a casa, detersivo. Quindi anche qui devo dire che i detersivi li ho provati un po' meno tutti, questo è quello che compro di solito perché è comunque una via di mezzo a livello di prezzo perché ormai anche qua i detersivi costano tantissimo e è buono come profumo, sia come lavaggio che come profumo, quindi detersivo quello lì. Poi latte, perché soprattutto quando mi faccio magari appunto il caffè latte con il Nescafè, ci metto sempre dentro un po' di latte, in questo caso latte d'avena. Tra l'altro, vabbè, prendo quello piccolino perché quello grande, punto primo, non ci sta nel frigo. Punto secondo, perché usandolo giusto solo per fare il caffè latte, ora che finisco quello grande è già bello che è andato. Quindi preferisco prendere quello piccolino, così almeno sono sicura di finirlo senza che vada a male. Poi cioccolato, perché in casa mia non può mai mancare il cioccolato, io amo il cioccolato follemente, quindi ogni tanto anche solo un pezzettino così nel pomeriggio, giusto per rendere tutto un pochino più piacevole, cioccolato. Poi banane. Allora, anche queste non devono mai mancare, soprattutto perché a me piace tantissimo ogni tanto fare colazione con il porridge, quindi farmi proprio fiocchi d'avena con l'acqua, il latte e una banana tutta schiacciata dentro, buonissimo, cioè proprio, non so, una colazione coccola. Tra l'altro, ovviamente, con l'aggiunta di un pezzettino di cioccolato sopra che rende tutto ancora più bello, quindi banane sempre bene. Poi i cracker, no. Allora, la mia battaglia con i cracker in Francia è stata una cosa che veramente non mi aspettavo di dover combattere. Allora, io ho sempre avuto cracker in casa, cioè sono abituata a mangiare cracker. Ce ne ho sempre un pacchettino in borsa, ce li avevo sempre in macchina, me li portavo in ufficio, insomma, io ho sempre dei cracker. Quando sono arrivata in Francia, la prima volta che sono andata a fare la spesa, sono stata un'ora nel supermercato a girare per trovare i cracker e non c'era verso di trovarli. Quindi alla fine ho chiesto alla signorina che mi ha indicato questo pacco qua, ma è l'unico che hanno, cioè l'unico. Ora, io non so se c'è qualcuno che vive a Parigi, in Francia, se potete dirmi se ci sono altri supermercati in cui si trovano altre marche di cracker, ma io anche al Monoprix trovo sempre solo questi, che per carità, per fortuna sono buoni, quindi benissimo così, però non, cioè, a quanto pare in Francia non è d'abitudine mangiare cracker. Tanto che mi ricordo la prima volta che ho portato il pacco in ufficio, le mie colleghe mi hanno guardata chiedendomi cosa sono quelli? Ho detto, ma come dei cracker? Quindi glieli ho fatti assaggiare, giuro, giuro, era la prima volta che li mangiavano. E infatti gli sono piaciuti un sacco. Mi ho detto, ma ragazzi, ma cioè in Italia nei supermercati abbiamo corridoi interi solo per i cracker. Quindi vabbè, niente. Questa è una cosa che io non sapevo assolutamente, l'ho scoperta arrivando qua. Però questi sono buoni, quindi per fortuna e va bene così. Poi
gallette di riso, ovviamente le gallette di riso, cioè vabbè, non prendiamoci in giro, non sanno di niente, lo sappiamo, va bene così, però vanno benissimo, cioè io veramente me le sgranocchio quando magari ho un po' fame, devo tappare il buco, soprattutto perché quando io torno a casa la sera e mi sto cucinando la cena e magari ho proprio fame, non ho la pazienza di aspettare che la cena sia pronta. Quindi mentre cucino e aspetto che le cose siano pronte, mi sgranocchio qualcosa e con le gallette diciamo che tappo quel buco di fame, ma non così tanto da rovinarmi la cena. Diciamo che ho trovato la soluzione così. Quindi gallette di riso sia. Poi il tonno. Allora, questo è, diciamo, anche in questo caso non è che ci sia così tanta scelta a livello di tonno, però a livello di monodose io qui nel supermercato, appunto qua vicino a casa, trovo sempre solo la versione del tonno al naturale a livello di monodose. Poi vabbè, non è un problema, ci metto l'olio io, però ecco, diciamo che a livello di tonno sott'olio non hanno tantissime scelte. Poi sicuramente nei supermercati più grandi hanno una scelta più ampia, però ecco, qui diciamo che è o questo o altre due o tre marche che però appunto sono le confezioni quelle enormi. E poi, ultimo, ma non ultimo, l'amore mio, il mio DNA, la pasta. La pasta non può mai mancare in casa, deve esserci, e sulla pasta, ecco, questa è l'unica cosa su cui io non transigo e su cui non trovo nessun compromesso. La pasta la comprerò sempre italiana. Chiaramente in Italia abbiamo la scelta tra 1500 marche di pasta diverse, c'è la Barilla, c'è la Rummo, c'è la Voiello, ce ne sono tantissime altre. Qui no, se si va nei supermercati più grandi sì, mi è capitato ogni tanto di vedere magari la Rummo, però nel supermercato dove vado io, che ripeto è piccolino, la selezione non è così ampia, c'è la Barilla a livello di pasta italiana e tutte le altre sono paste francesi. Nulla a togliere, però io da italiana la pasta la compro italiana e in più devo dire che comunque avere la scatola di Barilla in casa mi fa sentire un pochino di più vicina a casa, quindi va benissimo così. E quindi le mie amate piperigate, ovviamente le penne non le ho prese perché ce le ho ancora in dispensa, quindi non dovevo fare RTL. E direi che abbiamo finito. Quindi questo è quello che io ho acquistato con 80 euro. Come vi dicevo prima, ecco, io non è che spendo 80 euro a settimana, cioè non è che tutte queste cose le compro ogni settimana. Come avete visto, ci sono anche cose non da frigo, quindi cose che poi mi durano di più e che avevo finito, come può essere il detersivo, come può essere il caffè, come può essere l'olio, cioè nel senso sono tutte cose che poi quelle durano un pochino di più. Però ecco, in questo caso avevo pensato che potesse essere utile darvi un'idea di quante cose si possono comprare bene o male con 80 euro. Io sinceramente prima di trasferirmi a Parigi vivevo a Milano e la spesa all'Esselunga mi costava più o meno uguale, non vedo grandi differenze, però per chi di voi magari è a Milano o è a Parigi e ha delle esperienze simili, fatemelo sapere nei commenti oppure scrivetemi un messaggio su Instagram che mi piace l'idea di scambiarci opinioni su quanto si spende in media per fare la spesa, perché comunque questa è una voce importante a livello di budget per quanto riguarda il costo mensile in una città. Poi è chiaro, tutto quello che io ho comprato dipende anche da quello a cui sono abituata io, ma il costo per la spesa dipende dalle vostre preferenze, dalle vostre abitudini e soprattutto se ad esempio preferite mettere più budget nella spesa oppure mettere più budget nel mangiare fuori, perché ci sono anche quelle preferenze lì. Nel mio caso io preferisco mettere un pochino più di budget nella mia spesa normale, nella mia spesa settimanale, però veramente è super soggettivo. Quindi ecco, niente, questa era veramente una spesa abbastanza consistente, però di cose normalissime che io tendenzialmente ho in casa. Spero che vi abbia aiutato a fare un po' a mente locale, più o meno per darvi un'idea di quello che potrebbe essere il costo di una spesa a Parigi. Come dicevamo prima, se avete domande oppure se volete scambiarci qualche idea sul costo della spesa o il costo della vita in generale nelle città in cui vivete, scrivetemelo nei commenti o mandatemi un DM su Instagram e a questo punto ci vediamo nel prossimo video.